Pronto? Sì, buongiorno, parlo con Simona Vignali. Sì, sono io, buongiorno. Buongiorno, mia figlia vuole diventare vegana. Bene, mi sembra un'ottima scelta. Ma io ho paura perché poi le vengono le carenze, le malattie, deperisce, sparisce. Ma no, signora, guardi che è una scelta molto sana, anzi, la consiglio anche a lei, a tutti in famiglia fa bene seguire un'alimentazione vegetariana. Ma allora, se ha paura che commetta degli errori, guardi questo mio video sui 5 errori più comuni da non commettere. Guardatelo anche voi. Sempre più persone oggi seguono la dieta vegana o vegetariana e questo mi fa molto piacere. Io da più di 30 anni pratico e sostengo uno stile di vita sano e sia per noi che per il pianeta la scelta veg è proprio giusta. Ma bisogna seguire i giusti accorgimenti, altrimenti invece della salute arrivano i problemi. E per tanti non è facile capire cosa fare. Come lo so? Perché moltissime persone mi contattano per avere consigli per non commettere errori alimentari. Per aiutare anche voi, oggi voglio svelarvi i 5 errori più comuni che si compiono di frequente seguendo una dieta vegana o vegetariana. Poi nei commenti scrivetemi se sono capitati anche a voi e come li avete risolti. Siete pronti? Iniziamo! Errore numero 1, sostituire carne e pesce con i latticini. Sì, è un errore comunissimo, così comune che da ragazza l'ho fatto anch'io. Incredibile? No, quasi scontato. Quando sono diventata vegetariana avevo 16 anni e come racconto in questo video non c'erano tutti i prodotti che ci sono adesso, ma ancora oggi molti non sono a conoscenza dei diversi tipi di proteine vegetali e la scelta ricade sui latticini. Spesso mi sento dire adoro il formaggio, ma devo proprio rinunciare? Sì, latte e formaggio sono acerrimi nemici dell'intestino, causano pancia gonfia, colite, colon irritabile, alterazione della flora batterica, per non parlare di chi è intollerante al lattosio e magari non lo sa. Le alternative sono tante: seitan, tofu, burger o crocchette vegetali, tempè, legumi. Oggi ci sono anche squisite alternative vegane al formaggio, che nulla hanno da invidiare ai prodotti derivati dal latte di mucca. È una buona notizia, vero? Errore numero 2: essere vegetariani e mangiare poco per dimagrire. Tante persone si avvicinano all'alimentazione vegana o vegetariana per dimagrire. Che sia solo per un periodo o una scelta definitiva, bisogna alimentarsi nel modo corretto. Cambiando alimentazione cambia anche il tipo di proteine che introduciamo e quindi il corpo deve modificare il suo metabolismo. E se oltre a cambiare dieta riduciamo anche la quantità di cibo, il corpo deve utilizzare le riserve di minerali e altri nutrienti per far fronte al cambiamento. Così, invece di dimagrire, si consuma la massa magra. Se poi si commette anche l'errore numero 1, la frittata è fatta e invece di dimagrire si ingrassa. Ecco perché poi sembra che la dieta vegetariana non funzioni. Errore numero 3: fare da sé con i consigli di riviste e blog. Non c'è nulla di male a informarsi e cercare nuovi stimoli, ma bisogna condire sempre il tutto con una buona dose di esperienza e competenza. Quindi leggete, informatevi, fate le vostre prove, ma poi se volete seguire un'alimentazione vegana o vegetariana veramente sana, fatevi seguire da un esperto del settore. Aggiustereste mai un'automobile improvvisando? No, la portereste dal meccanico, vero? Bene, il nostro corpo è la nostra macchina. Ricordiamocelo. Occuparsi della propria salute in modo naturale non è sempre facile, ma ciascuno di voi può farlo seguendo i consigli dei miei video nel mio canale. E per seguirli tutti basta iscriversi con un clic. Errore numero 4: scegliere uno specialista non esperto. Con l'aumento della richiesta di diete vegane e vegetariane, molti miei colleghi naturopati e anche altri professionisti del settore offrono consulenze per questo tipo di alimentazione. Spesso però chi offre la consulenza non segue questa dieta, non è vegano né vegetariano.
quando invece l'esperienza in prima persona è la cosa più importante, altrimenti si rischia di ricevere consigli generici e non adatti alla propria situazione specifica. Come capire se un professionista fa il caso vostro? Quando scegliete di affidarvi a qualcuno per la vostra salute, fate domande, assicuratevi che condivida la vostra visione, almeno in termini generali, e che rispetti i motivi della vostra scelta VEG. Errore numero 5. Non assumere integratori. Ma gli integratori non sono solo per gli sportivi? No! Come spiego sempre, al giorno d'oggi gli integratori sono necessari a tutti, vegani, vegetariani, onnivori. La famosa dieta completa è molto difficile da realizzare perché gli alimenti stessi sono impoveriti dai processi industriali di lavorazione e conservazione. A chi segue una dieta vegetariana e soprattutto vegana, consiglio di affrontare questo aspetto con consapevolezza e scegliere, o meglio farsi consigliare, un'integrazione nutrizionale adeguata. In questo modo si evitano pericolose carenze e ci si sente pieni di energia, vitalità e benessere. Ma non solo, si diventa più sicuri della propria scelta e un valido esempio per gli altri. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. È bello che la sensibilità verso temi come la salute personale, quella del nostro pianeta, la tutela del mondo animale, il rispetto di tutte le forme di vita ci porti verso uno stato di salute impeccabile. La vita vegana o vegetariana è anche un messaggio di rispetto, pace, salute e dovrebbe essere portato da individui in pace, sani e rispettosi, soprattutto di se stessi. Ecco perché è meglio evitare gli errori che ho descritto. Non sembra giusto anche a voi? Siete vegani o vegetariani? Anche a voi? O avete amici o parenti che lo sono già o vogliono diventarlo? Condividete con loro e sui vostri social questo video e aiutateli ad essere sempre più sani e a vivere con sempre più sicurezza questa scelta. Avete commesso anche voi questi errori o ne avete commessi altri? Scrivetemeli nei commenti qui sotto. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!